c'è Riccardo Brosco. Allora, Riccardo, intanto sei stato, ovviamente, quando c'è Pineto c'è Gambale, sono i tuoi squadre avversari sfortunati. Che è successo in quell'episodio? Salita un po' sbagliata, hai perso il contrasto con Gambale e poi il rigore. No, è stata un'azione normale dove ci siamo fatti trovare un po' disequilibrati, squilibrati in un momento che la squadra era rientrata negli spogliatoi con tanta fiducia, perché al primo tempo meritavamo sicuramente qualcosa in più e quindi siamo rientrati secondo me con il piglio di andare a fare subito il gol, forse con troppo entusiasmo. Il gol non mi ricordo soltanto che sono andato a contrasto con lui, poi sono scivolato, poi c'è stato questo cross in mezzo dove erano due giocatori o tre giocatori da soli, non mi ricordo, quindi sicuramente la dovremmo andare a analizzare. Lo dicevano da studio sia Massimo che Fabio Ferraresi che probabilmente sei salito con troppa aggressività con Pellacani che era lontano, magari forse era da attendere un po'. No, là giochiamo uno contro uno, Pippo oggi giocava sulla mezzala, io giocavo sull'attaccante, quindi se l'attaccante va incontro io sicuramente devo andare con lui e Pippo dalla mezzala deve subito rientrare, però non è facile e devo rivederla perché non ce l'ho bene impressa. Ti chiedo un'ultima cosa, Riccardo, ti chiedo, chiaramente non giocherai a Gubbio per il cartellino giallo, quindi sarai squalificato, ma visto che in presa diretta parlavi con l'arbitro Giaquinto sul rosso a Plizzari, come te lo ha giustificato? No, ci ho parlato subito perché ho detto la regola, insomma, che è o rigore o rosso, lui me l'ha giustificata dicendolo che è un grave fallo di gioco, quindi non so, io ho detto secondo me non c'era questo grave fallo di gioco, lui mi ha confermato, quindi accettiamo e basta.